12 e 13 giugno si va a votare in Italia per il referendum. L'Italia dei Valori chiede ai cittadini di andare a votare e dare quattro sì per il referendum sull'acqua, quindi due sì per il referendum sull'acqua, un sì per il referendum sul nucleare, uno per il legittimo impedimento. Secondo l'Italia dei Valori e secondo il nostro Presidente, questo referendum non deve avere una connotazione politica, non è una votazione che andiamo a fare per dare una spallata al Presidente del Consiglio, tutt'altro. Questa è un voto che diamo solamente per manifestare il nostro dissenso su una semplice presa di posizione del Governo centrale. Quindi cittadini di ogni credo politico possono andare a votare per esprimere la loro opinione su questi referendum. Mi raccomando, quattro sì. Perché quattro sì? Perché partiamo dal referendum per il nucleare. E innanzitutto sono state dette moltissime bugie sulla necessità di costruire centrali nucleari in Italia. Abbiamo visto che cosa è successo in Giappone, abbiamo visto quanto l'energia nucleare sia pericolosa, come sia difficile poi stoccare le scorie radioattive che rimangono attive per anni e anni. Ricordiamoci che una centrale nucleare, una volta accesa, non si può più spengere per centinaia e centinaia di anni. Nei pressi delle centrali nucleari sono aumentate le malattie, le leucemie, le malattie quindi del sistema linfatico, e dopo la terribile esperienza degli incidenti nelle centrali nucleari sia in Russia che in Giappone, sono già aumentati per quelli della Bielorussia, aumenteranno enormemente dopo l'incidente di Fukushima il numero dei tumori, soprattutto tumori tiroidei per le persone che vivono e che sono state investite dalla nube radioattiva perché vivono nelle vicinanze della centrale. Inoltre tutto l'ambiente circostante viene inquinato dalla presenza di sostanze radioattive fino a inquinare addirittura la catena alimentare, e questo è un danno che noi lasciamo in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti e non ce lo possiamo permettere. Tra le altre cose, non è vero che l'energia nucleare è così economica, così meno costosa, perché quando parliamo di energia nucleare dobbiamo considerare il costo di costruzione di una centrale nucleare, che è enorme. Dobbiamo considerare il costo di smaltimento delle scorie radioattive, che è enorme, e poi i costi sanitari per tutte le malattie determinate dalle radiazioni ionizzanti. Qualcuno dice: siamo circondati dalle centrali nucleari perché le abbiamo in tutto il resto dell'Europa, perché non farle proprio in Italia? Ma io potrei rispondere: se il mio vicino ha una bombola che perde, la devo mettere anche in casa mia? Direi di no. Per quanto riguarda l'acqua, due sì contro la privatizzazione dell'acqua, perché l'acqua è un bene di tutti e non si può rendere privato e dare la possibilità di accedere a questo bene solo a coloro che se lo possono permettere. L'acqua deve essere gestita dal pubblico perché deve arrivare nelle isole, deve arrivare nei posti disagiati dove il privato non avrebbe interesse economico ad arrivare. E poi abbiamo l'ultimo quesito referendario, quello sul legittimo impedimento. A proposito di questo quesito voglio ricordare solo l'inizio, l'incipit dell'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini italiani sono uguali davanti alla legge. Grazie.